abbiamo OnePlus e un iPhone. Sembra una bezzelletta, fatto sta che nell'ultima settimana, per chi mi segue su Instagram avrà visto sicuramente tutte quelle storie che ritraevano lui, ovvero iPhone SE 2020, e mi avete subito scritto in direct no, facendomi passare per pazzo con qualche problema di sanità mentale. No, tranquilli, non è così, perché erano da anni che non utilizzavo un iPhone, ovvero dal 2013, ovvero da quando è stato presentato e commercializzato iPhone 4, quindi tranquilli, non sono né pazzo né tantomeno ho problemi di sanità mentale ad utilizzare un iPhone, quindi vi ringrazio per esservi preoccupati di me. Ma andando avanti, beh, devo dire che ci sono state molte cose che ho apprezzato di questo iPhone e qualcosa che non ho apprezzato per quanto riguarda la parte software, che poi dopo ne parliamo. Ma prima di andare avanti voglio ringraziare il mio vicino di casa Alessandro, che ha permesso questo video, perché l'ho fregato a lui direttamente. Questo iPhone era lì messo nel cassetto inutilizzato e mi sono detto: perché non farmelo prestare? Lo provo qualche settimana, visto che non ne provo uno da anni. E così ho fatto, gliel'ho fregato, lo utilizzo da più di una settimana e adesso sono qui a parlarvi di lui. Ma non è una video recensione, ma solamente una mia esperienza d'uso a distanza di anni con dispositivo Apple, in questo caso iPhone SE 2020. Quindi ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora, per chi mi conosce e come ho detto anche allo stesso Alessandro, ovvero proprietario di codesto dispositivo iPhone, che a me la Apple mi ha sempre sbalordito per quanto riguarda il design unico a se stesso, e in questo caso iPhone SE 2020, come potete vedere, è molto piccolo, leggero, compatto, riesce a stare in una mano, non troppo squadrato, e ha dei bordi smussati al punto giusto. Quindi devo dire che per quanto riguarda il design sui dispositivi iPhone, Apple mi è sempre piaciuta per come lavora. Poi oltre a questo ci stanno anche quelle piccole cose che io ho sempre apprezzato di Apple, e sicuramente il display. In questo caso si ritorna all'era dei display sotto 5 pollici, abbiamo una diagonale da 4,7 pollici. Riesce a riprodurre i colori veramente molto fedeli alla realtà, molto nitidi, quindi devo dire che si riescono a visualizzare anche sotto la luce diretta del sole, e con questo display veramente problemi di visualizzazione non ne ho mai avuti. Rimanendo sull'estetica, sulla parte laterale sinistra, un'altra cosa che ho apprezzato di questo dispositivo è quello switch, quel pulsante, quell'interruttore, chiamatelo un po' come volete, posta in una parte comoda che ci consente di passare dalla modalità suoneria alla modalità silenziosa e viceversa. Quindi, indipendentemente dalla mano con cui lo stiamo utilizzando, possiamo raggiungere quello switch, quell'interruttore, vi ripeto, chiamatelo come volete voi, in maniera molto molto comoda. L'altra cosa che mi è sempre piaciuta dell'estetica di iPhone è il pulsante della Home. In questo caso il pulsante della Home con l'integrazione del sensore biometrico. Sensore biometrico che è stato inserito, ovvero installato, correggetemi se sbaglio, dall'iPhone 5 in poi. Quindi ci sono delle implementazioni software che vanno un po' ad estendere le funzionalità del pulsante Home in se stesso e del sensore biometrico. E proprio rimanendo su software, qui il software anch'esso mi ha sbalordito a distanza di anni con tante tante migliorie. E proprio mentre stavo girando questo video è stato ricevuto l'aggiornamento ad iOS 14.5, che porta con sé alcune utili funzionalità come lo sblocco, il riconoscimento facciale con la mascherina e lo sblocco con l'Apple Watch. Ma non è di queste due funzionalità che voglio parlarvi, ma voglio parlarvi un po' sia dei software e sia quelle piccole chicche che me lo hanno fatto utilizzare, ovvero non mi hanno fatto nemmeno risentire l'utilizzo del mio amatissimo OnePlus 6. Sì, così ragazzi, è vero, sto iniziando un po' a delirare con questo iPhone, ma è così. Iniziamone a parlare. iOS, un sistema ovviamente da androidiano puro molto limitato, ma
con tante funzionalità, leggero, fluido, veloce, non si è mai bloccato una volta e tutto quello di cui abbiamo bisogno lo troviamo sulle varie schermate della home. Rimanendo sempre nell'ambito software, ritorniamo nuovamente a parlare del sensore biometrico, come dicevo prima, perché il sensore biometrico porta con sé alcune funzionalità software e anche di sicurezza, perché anche per installare una singola applicazione dall'App Store richiede l'autenticazione attraverso il sensore biometrico. E questa devo dire che è stata una cosa molto apprezzata da me da androidiano puro, quindi anche richiedere l'autenticazione attraverso un sensore biometrico per installare una singola applicazione è qualcosa che me lo ha fatto apprezzare, perché così magari si possono evitare le installazioni di applicazioni non volute rispetto a tanti dispositivi della concorrenza. L'altra implementazione software per quanto riguarda il sensore biometrico è sicuramente la gestione delle notifiche, perché dalla schermata di blocco, quando vogliamo leggere una certa notifica, basta fare un singolo tap sulla notifica desiderata per poi andare a fare l'autenticazione attraverso il sensore biometrico. Come tanti altri dispositivi, sì, ok, però quando andate a sbloccare dovete prima passare dall'applicazione per aprire la notifica che vi interessa, mentre invece su iPhone no, quindi selezionare la notifica direttamente dalla schermata di blocco, autenticare con il sensore biometrico e voilà, siete direttamente nella notifica interessata. E proprio rimanendo nell'ambito delle notifiche, ci stanno alcune cose che mi sono piaciute, quindi sia dalla schermata di blocco e sia dalla tendina delle notifiche. Quindi per poter accedere alle varie impostazioni delle notifiche che ci sono arrivate, con uno swipe verso destra ci consente di aprire quel tipo di notifiche. Qui ritorniamo al discorso di prima, apriamo solamente la notifica desiderata senza passare alla vettura dell'applicazione per poi selezionare la notifica, mentre invece con uno swipe verso sinistra abbiamo a disposizione tante altre impostazioni, quindi ci consente di mostrare tutte le notifiche di quell'applicazione, gestirle e cancellare tutte le notifiche che riguardano quella singola applicazione di cui abbiamo ricevuto le notifiche. Un'altra implementazione software che mi è piaciuta veramente molto è la funzione di ricerca, che può essere richiamata con uno swipe dall'alto verso basso, sia dalla schermata home, sia dall'ultima schermata e sia dalla schermata della categoria dove sono presenti tutte le applicazioni. Quindi uno swipe verso il basso si riapre la funzione di ricerca e possiamo andare a ricercare tutto quello che è presente all'interno del dispositivo. Cioè, sì, queste cose stanno anche su Android, però lavorate in maniera diversa, fatte in maniera diversa, me lo hanno fatto apprezzare veramente molto. Rimanendo sulle schermate di iOS, l'ultima schermata a destra, troviamo le applicazioni ordinate per categoria. Automaticamente, se noi andiamo ad installare un'applicazione dall'App Store, automaticamente quell'applicazione verrà riconosciuta alla categoria e verrà messa nella categoria a cui appartiene. Caso contrario, se non esiste la cartella con tale categoria, verrà creata automaticamente. Poi un'altra cosa, nella stessa schermata, se facciamo uno swipe verso il basso, vanno a scomparire le categorie e ci ordina le applicazioni in ordine alfabetico dalla A alla Z. Quindi devo dire che è una cosa che mi è piaciuta veramente molto. L'altra cosa che mi è piaciuta sta sulla schermata, l'ultima schermata a sinistra, l'implementazione dei widget, che c'è stato uno in particolare che mi è saltato all'occhio, ovvero la gestione della batteria, ed è quel widget che mi mette davanti tutte quelle informazioni di utilizzo del dispositivo, quindi dalla durata della batteria, ultima ricarica, consumo dei dati, consumo della batteria di ogni singola applicazione. Insomma, ragazzi, devo dire che anche questa è stata ben apprezzata da me, quindi devo dire che questo iPhone, con queste piccole cose, beh, si è fatto veramente apprezzare da me, che sono un androidiano puro, ma va bene, questi sono dettagli.
L'altra cosa che mi manca veramente molto sul mio OnePlus 6, da due o forse tre aggiornamenti fa che non riesco più a farla, è la gestione della connessione dati mentre si è in chiamata. Allora, questa cosa mi manca veramente molto, quindi sul OnePlus 6 il mio dispositivo personale principale purtroppo è andato a scomparire, mentre invece su iPhone no, quindi posso stare tranquillamente al telefono e navigare in internet indipendentemente dal tipo di connessione, che sia una Edge, una K Plus, una 4G, ma comunque riesco a gestire, posso fare anche le cose online, quindi lavorare anche con la connessione dati, che nel mio lavoro è molto importante. L'altra cosa che mi è piaciuta di questo software è stata l'implementazione del pannello dei Quick Settings, che lo possiamo richiamare sia dalla schermata home sia dalla schermata di blocco con uno swipe dal basso verso l'alto, e sono lì tutti organizzati e tutti ben distesi, insomma. E devo dire che qui, anche qui, vengono indicizzati per categoria. Per esempio, se io tengo premuto per qualche secondo sull'icona del wifi, ci riporta direttamente alle impostazioni con un altro pannello, direttamente a quelle che sono le relative impostazioni di rete. All'interno dello stesso pannello, se teniamo ulteriormente premuto nuovamente sul pulsante wifi, ci mette davanti le impostazioni wifi. Quindi devo dire che anche il pannello dei quick settings è ben organizzato, anche per quanto riguarda i volumi, quindi teniamo, se possiamo utilizzarlo direttamente da quella schermata, oppure tenendo premuto si apre solamente quello che ci interessa, in questo caso il volume, gestire il volume come vogliamo. Però devo dire che ci sta anche qualche piccola mancanza software, ok? Adesso non siamo qui a parlare di tutte quelle chicche che mi sono piaciute, perché questo video non basterebbe, però devo dire anche qualche mancanza di cui io non posso farne a meno, che utilizzo molto spesso su ogni santissimo giorno sul mio OnePlus 6. Sta nel Task Manager, ok? Tutte le applicazioni aperte in background, manca proprio la possibilità di chiudere tutte le applicazioni in un unico colpo, proprio come succede con Android sin dalla prima distribuzione Android. Presente il pulsante cancella tutto e in un unico colpo andiamo a cancellare tutto, mentre invece su iOS questa funzione non è disponibile. Quindi Apple, se proprio vuoi fare un'implementazione software e farà contenti sicuramente i tuoi utenti iPhone, vai a mettere questo pulsante cancella tutto nei Task Manager. No, cioè, farai contenta a me, questo è vero, però farai contenta anche a quella fetta di utenti che sono abituati ad iPhone. Quindi pensaci molto molto bene, sarebbe una buona idea. Ovviamente ragazzi, questo non è stato un video dove vi ho portato una video recensione, perché non vi ho parlato del comparto fotografico, non vi ho parlato di tutte quelle funzionalità, perché ripeto, non basterebbe questo video per descrivere un dispositivo del genere. E ripeto, in questo caso iPhone SE 2020, sì, ok, non è nulla come dispositivo, però devo dire che lo posseggo, ovvero me lo hanno prestato, e da più di una settimana che lo utilizzo, che diciamo l'ho apprezzato sotto molti punti di vista. Quindi ragazzi, veramente devo dire che nel corso degli anni Apple con i suoi dispositivi, soprattutto iPhone, beh, si è data molto da fare, funzionalità software, design a se stesso, quindi ragazzi, veramente Apple riesce sempre ad accontentare i suoi utenti proprio per via di queste cose qua. Io, ok, non sarò un utente Apple, non avrò visto tante altre cose, infatti lo sto ancora studiando, però devo dire che, ripeto, da più di una settimana che lo sto utilizzando, mi è piaciuto veramente molto. Però dai ragazzi, beh, ripeto, credo che io stia delirando con questo iPhone. No, vabbè, qualche altro giorno, forse sì, forse no, non lo so. Devo ritornare al mio OnePlus 6, perché veramente ragazzi mi manca veramente tanto, soprattutto per altre funzionalità. Ah, un'altra cosa che non sono riuscito a dirvi, anzi che forse non vi ho detto, un'altra mancanza è l'applicazione di Google Pay. Non so per quale futile motivo è stata rimossa dall'App Store, io l'ho cercata, ricercata sopra sotto, però
Nulla, non c'è stato verso di salvarla e per questo alcune carte non sono ancora supportate, nel mio caso una PostePay Evolution, quindi da Apple Pay la PostePay Evolution attualmente non è ancora supportata e per questo devo ritornare al mio OnePlus 6. Sì, dai, sto cominciando a diventare pazzo con questo iPhone SE 2020, sto delirando, spero che non mi salga la febbre più alta che ci sia. No vabbè, dai ragazzi, allora insomma io finisco qua questo video e adesso voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti, cosa ne pensate di questo iPhone, cosa ne pensate della mia esperienza d'uso, insomma fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti e io sarò molto lieto di partecipare alle vostre discussioni. E oltre ai commenti, se questo video vi fosse piaciuto vi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto vi raccomando iscrivetevi al canale che è molto importante e dopo esservi iscritti attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e condividete anche questi video perché mi aiutate veramente molto e come avete visto sono presente anche su Instagram, tutti gli aggiornamenti passano dalla mia pagina Instagram per poi arrivare qui sul tubo, quindi ragazzi seguitemi anche su Instagram @mythicalsnake, ve lo ricorda l'animazione, ma trovate tutti i link di riferimento qua in basso nella descrizione. E in quanto a lui, iPhone SE 2020, magari vi lascio anche qualche link con qualche specifica tecnica né qualche link di acquisto sempre qua in basso nella descrizione. Noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Spero di non ritornare con iPhone perché veramente sarebbe un problema serio per me. Va bene ragazzi, noi ci vediamo qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!